Mauro, arrivi a Genova dopo un bel giro, sei partito da Trieste con la tua barca di legno per promuovere le attività di One Ocean, per far firmare un po' di yacht club, un po' di personaggi questa carta smeralda. Sì, cercando di sensibilizzare, scusate la voce, le persone che frequentano il mare a comportarsi meglio, cambiare stile di vita, non utilizzare le plastiche monouso e soprattutto caricare a bordo una cambusa intelligente. Devo dire che il riscontro è stato molto positivo, anche perché sia l'istituzione durante la conferenza di spiegazione alle nostre attività, sia per il racconto della carta smeralda, di cosa rappresenta, c'è stato molto interesse e tanti abbiamo incontrato tantissime persone che già fanno tanto per la raccolta differenziata, per aiutare i pescatori nella raccolta dei rifiuti ingombranti nelle reti, quindi evitare che per legge appunto debbano pagare per riciclare questo materiale. Quindi insomma un po' di movimento l'ho incontrato. Ho trovato dei bambini meravigliosi che sono immedesimati immediatamente nel problema e mi hanno aiutato a raccogliere la plastica dalle spiagge o dalle banchine dei circoli del porto, e questo è un messaggio secondo me meraviglioso che mi porterò dentro sempre. Cioè, le nuove generazioni sono pronte a cambiare stile di vita, siamo noi che tiriamo indietro e dobbiamo mollare i freni e cominciare a seguire i bambini. Perché non c'è più tempo, tu sei il simbolo della vela, del mare in Italia, se lo dici tu è così, cioè il mare non ce la fa più, siamo arrivati al limite. Ma io sono un navigatore, cioè frequento il mare da quando ho 6 anni e quindi prima che nascesse la plastica e ho visto quanto è accaduto. E noi vediamo solo quello che è in superficie, in realtà sott'acqua c'è di tutto, è molto peggio perché la plastica piano piano affonda e dopo si discioglie fino a diventare microplastiche e lì ovviamente i pesci le scambiano per cibo, creando ovviamente una catena alimentare plasticosa.